Avete tutti i microfoni spenti? Sì. Bene. Bene, grazie. Scusate, iniziamo con un pochino di ritardo. Come al solito, i problemi tecnici sono più gravi di quanto non pensiamo all'inizio. Sembra sempre tutto più facile, invece purtroppo ci limitano nella nostra libertà di essere puntuali. Bene, allora, benvenuti a tutti. Non fa niente. Benvenuti e grazie per partecipare a questo evento che è organizzato dalla nostra cattedra, la cattedra UNESCO Population Migration Development, che è ospitata presso Sapienza Università di Roma e che si articola su due chapter, uno qui a Roma, al quale afferiscono gran parte di noi del nostro dipartimento, ma anche studiosi che provengono da istituti di ricerca prestigiosi come l'ISTAT e il CNR, e l'altro chapter invece francese, un chapter francese al quale per tanti anni ha partecipato l'Università di Sciences Po e ora recentemente si è unita a noi l'Università Aix-en-Provence e noi siamo molto lieti di questa associazione, quindi diamo il benvenuto ai colleghi di questa importante sede universitaria. Questo evento si inserisce nel programma Dialoghi delle cattedre UNESCO che prevede una serie di webinar organizzati dalle diverse cattedre e che è un progetto che è stato proposto dalla cattedra UNESCO dell'Italian Cultural Landscape and Communities of Knowledge dell'Università degli Studi della Basilicata e la professoressa Anna Teresa Mendinella. Qui la ringrazio per aver invitato questa importante iniziativa per averci invitato. È un programma organizzato in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana. I materiali prodotti da questi diversi incontri saranno registrati e quindi anzi colgo l'occasione per chiedere l'autorizzazione a tutti voi di registrare l'evento. Io ho iniziato adesso a registrare, ma naturalmente se ci fossero avvisi contrari fate sapere, perché questi materiali saranno poi presentati nell'occasione di un incontro a Parigi legato al 30° anniversario della nascita del programma con il primo nostro centro, come contributo delle cattedre. E quindi un'iniziativa per la trama portante di questa iniziativa è l'impegno delle cattedre UNESCO nelle sfide da raggiungere entro il 2030 legati agli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'agenda ONU. E cito testualmente la motivazione del programma che è riportata nel sito del dialogo delle cattedre UNESCO che invito a visitare, e cioè che occorre un pensiero integrato, occorre l'impegno di tutti e un secondo cambiamento del nostro quadro. Siamo tutti chiamati a impegnarci per tale sfida globale, realizzare un nuovo paradigma dello sviluppo umano in armonia con il pianeta che ci ospita. Ecco, nel contesto di questa sfida globale verso lo sviluppo sostenibile, la nostra cattedra ha voluto dedicare questo appuntamento alla riflessione sulle migrazioni internazionali. Il tema delle migrazioni internazionali è portante della nostra cattedra. E appunto sulle migrazioni internazionali, sulla loro evoluzione, sulle implicazioni politiche e sulle nuove solidarietà che siamo chiamati a costruire per il futuro. Crediamo infatti che il tema della mobilità umana e dell'inclusione sociale, economica e politica delle popolazioni immigrate è fondamentale. La riflessione su questi temi è tanto più importante oggi nel contesto post pandemia, perché in effetti in questo contesto lascerà tutti in una grande incertezza, con tutti i paesi del mondo, compresa l'Italia, e forse l'unica certezza, come sottolinea Cristina, che la pandemia ha contribuito, è proprio quella dell'interdipendenza e delle vulnerabilità di tutte le popolazioni del mondo.
Bene, io velocemente lascio la parola ai nostri relatori. Questo evento si compone di tre relazioni, tre interventi programmati. Ci sarà poi una tavola rotonda e naturalmente lo spazio per interventi dal pubblico, e poi lascerò le conclusioni al coordinatore scientifico della nostra cattedra, il professor Raimondo Caggiano di Azevedo. La lingua del convegno è in italiano, però i nostri ospiti francesi potranno esporre i loro contributi in francese. Eventuali domande dal pubblico saranno eventualmente tradotte da alcuni dei nostri colleghi che parlano fluentemente sia l'italiano che il francese. Bene, lascerei la parola a questo punto a Catherine. Sì, Bene, che buongiorno, grazie per aver aggiunge la invitato. prima relazione. Grazie. Grazie mille, sono molto contenta di ritrovarvi tutti e tutte. Dunque, è un gran piacere per me di avere l'occasione di presentare l'Atlante che ho fatto di nuovo per la sesta edizione quest'anno, uscito in aprile 2021. E dunque parlerò un po', non so quanto tempo abbiamo. Quanto tempo abbiamo, 10 minuti. professoressa De Rosa? Sì, 10 minuti, 10 minuti, 10 minuti, Caterina. dunque Sì, poi perfetto. magari ci sarà il modo di tornare sugli argomenti con qualche domanda. Sì, infatti ci Grazie. saranno domande. Dunque, questo Atlante pubblicato da Autrement è molto utilizzato dai studenti in Francia, ma anche tradotto in alcune lingue. E adesso ho fatto la sesta edizione dell'Atlante e dunque forse ci sarà presen saranno presentate alcune carte di questo nuovo Atlante, ma ho voluto introdurre prima il tema delle categorizzazioni delle migrazioni, perché adesso questo tema è sempre più importante nel modo forse per avere il numero delle migrazioni tra rifugiati, tra migranti economici, tra questi flussi misti, come si de dice. Abbiamo avuto una moltiplicazione delle figure delle migrazioni du durante questi anni, ultimi anni, ma le categorizzazioni sono sempre legali per avere un statuto, un diritto, e c'è una differenza molto importante tra le categorie della legge e le categorie sociologiche, economiche delle persone. Dunque, questo è un tema abbastanza importante e ho dedicato l'introduzione a questo tema delle categorizzazioni dell'immigrazione, che non sempre corrispondono più alla realtà di alcuni flussi. E ci sono adesso sempre più flussi che non entrano nelle categorie perché non c'è statuto. Ad esempio, i rifugiati dell'ambito, refugiés environnementaux, come si dice, che non sono rifugiati, non riconosciuti dal HCR, ma che esistono 41 milioni di rifugiati interni e forse 19 milioni di rifugiati internazionali, ma non sono rifugiati. Abbiamo anche i minori non accompagnati, una categoria sempre più importante in Italia, in Francia, in tutta la parte sud dell'Europa, e questi sono molto difficili da numerare perché una gran parte sono clandestini, e quando diventano adulti, per la maggior parte non hanno più diritti, diventano illegali. Dunque, questo è anche un problema. Gli illegali, tutti gli illegali, non sono nella rappresentazione di statistica delle migrazioni perché sono non conosciuti, e anche abbiamo circa 13 milioni di persone che non hanno cittadinanza, ad esempio nel Myanmar e in Bangladesh, i Rohingya.
non hanno alcun statuto. Dunque siamo in un mondo in cui abbiamo circa 272 milioni di migranti nel mondo, ma una parte non esiste nelle statistiche delle migrazioni perché non sono categorie adibite a prenderle in conto. Questo è dunque questo dibattito scientifico sulle categorizzazioni dell'immigrazione è sempre più importante nello studio dell'immigrazione. Alla fine dell'Atlante ho parlato dei temi più di adesso, di quest'anno 2020, della crisi del detto Covid, perché abbiamo scoperto alcuni fatti molto importanti. Ad esempio la chiusura delle frontiere, e questo è il dream dell'estrema destra in molti partiti di estrema destra in Europa, e dunque abbiamo visto che la chiusura delle frontiere non era una soluzione molto pratica anche per i servizi che sono dati dai migranti, ad esempio l'agricoltura. Quando abbiamo chiuso le frontiere in 2020, abbiamo avuto una mancanza di manodopera in Spagna, nel sud-est di Francia, per anche i fiori e anche la frutta, ma anche in Germania per le asperges, non so come si dice in Francia, in italiano, e anche le badanti che vengono dal loro paese, l'Ucraina, ad esempio, andando verso l'Ungheria, molto chiusa, ma che aveva mancanza di badanti, che fanno il viaggio sempre tra le frontiere, e anche altri servizi più qualificati che sono stati anche in mancanza. Dunque abbiamo scoperto l'importanza dell'interdipendenza dei flussi migratori in Europa verso i paesi che non fanno parte dell'Europa. Questo è anche un fatto molto importante. Abbiamo visto anche, ho parlato in questo nuovo Atlante del Venezuela, l'esilio dei rifugiati del Venezuela rappresenta 4,5 milioni, e questo è il più importante flusso di rifugiati che abbiamo visto dopo la fuga dei siriani, e il Venezuela. Non se ne parla tanto in Europa perché è lontano, ma abbiamo visto questo flusso, anche una parte è tornata di nuovo dopo la Colombia nel Venezuela con la crisi del Covid, ma la maggior parte è rimasta qua. Una piccola parte esiste da rifugiati cercando asilo in Spagna o in Francia, ad esempio, e anche nel Brasile, che accoglie questa popolazione. Dunque questo è un tema da seguire perché non è risolto affatto. E abbiamo anche il trattamento di queste popolazioni rifugiate, ad esempio i siriani in molti paesi europei. Abbiamo visto che dopo 2020 abbiamo avuto un calo degli arrivi dei migranti e anche dei rifugiati, molto importante, ma anche un calo delle rimesse nei paesi di origine. Dunque la crisi ha avuto conseguenza sulle migrazioni molto importante, e la conclusione. Per le altre cose ho voluto cambiare anche il tema dei studenti andando all'estero, e anche della fuga delle cervelli, perché abbiamo avuto in Europa, e che è molto importante in Italia, la fuga dei qualificati
dal sud al nord dell'Europa. Questo è un tema, non se ne parla tanto in Europa perché è un po' difficile di dire che i paesi del nord dell'Europa prendono i più qualificati del sud, ma è vero per la Spagna, per l'Italia, per la Grecia, ad esempio il Portogallo, e quando andiamo in un laboratorio di ricerca al sud, al nord dell'Europa, vediamo tutti questi che sono cercando un lavoro qualificato, e questo è un tema, non solo un tema, ma una realtà, cifre abbastanza importanti tra il sud e il nord dell'Europa. Dunque ho anche parlato di questo, ho fatto nuove, forse ci sono anche le carte che si può vedere, perché Eleonora ha fatto alcune carte, e vorrei finire sul l'organizzazione di questo Atlante, l'Australia, un caso molto importante perché è una situazione totalmente diversa che quella che abbiamo ad esempio in Europa. In Europa siamo in una crisi, siamo forse discutendo, forse adottando il patto europeo sull'immigrazione e sull'asilo, ma vediamo che questo necessita molte negoziazioni, perché ci sono paesi che non vogliono affatto di una politica comune per i rifugiati, e la decisione deve essere presa al Consiglio europeo secondo la regola dell'unanimità. E anche se il patto non ha fatto molto come era annunciato prima, perché Dublino è stato quasi lo stesso, c'è una politica di per Frontex che è sempre più importante, anche l'idea del ritorno che non ha molti risultati, ma fatto per l'opinione pubblica, anche gli accordi mandando gli illegali nei paesi di origine o di transito. Tutto questo è il patto, che parla quasi unicamente dei rifugiati e pochissimo degli immigrati economici, e non possiamo avere una riforma dell'asilo se non abbiamo una riforma dell'immigrazione economica. Forse ne parleremo nel dibattito, ma ho voluto seguire questa idea, che è anche l'idea generale dell'Atlante, che siamo in una globalizzazione delle migrazioni, sì, da tempo, ma anche in un'organizzazione di queste migrazioni a dispetto della mobilità tra il mondo, in un sistema sempre più regionalizzato. Siamo in un mondo di sistemi migratori regionali, e questo si vede quasi dappertutto, perché vediamo, e anche l'idea dell'Atlante, perché abbiamo parti che seguono le regioni del mondo. In tutte queste regioni ci sono sempre più migranti che vengono dalla stessa regione che da quella hanno lasciato il paese. Dunque siamo in un sistema molto, molto sempre più regionalizzato, e l'importanza sempre più grande delle migrazioni dal sud al sud ha tendenza a rafforzare questa tendenza. Per i rifugiati, ma anche per quelli che fuggono, rifugiati dell'ambiente e anche il clima, e anche per la migrazione di lavoro, perché ci sono molti, sempre più sistemi di libera circolazione regionali per i migranti del lavoro. E dunque nell'Australia volevo dire che c'è un'apertura
selettiva per l'immigrazione, che è vista molto bene in un modo molto positivo, ma i rifugiati sono considerati come migranti che non sono desiderati in Australia, e la maggior parte dagli anni 2000 sono mandati in piccole isole che non sono il continente dell'Australia, ma attorno, pagati per prendere questi rifugiati e sono messi in campi. In Europa, a dispetto della crisi dell'accoglimento dei rifugiati in modo di solidarietà, vediamo che non si può rifiutare i rifugiati, ma l'idea di riprendere di nuovo una migrazione economica che corrisponda alle mancanze di lavoro qualificato e non qualificato non è presente anche nel patto del 2020. Bene, grazie Katrin soprattutto di questo bellissimo lavoro che ci hai presentato, un atlante veramente ricchissimo di tanti dati, tanti contributi. Purtroppo il tempo a disposizione è un po' limitato, ma insomma credo che sia evidente il grandissimo lavoro che c'è dietro. E allora, hai parlato tra le varie categorie anche degli studenti, no? E quindi dei giovani che si muovono tra le varie aree del mondo, in particolare che vengono in Europa a studiare. E qui il ruolo delle università è fondamentale. Quindi io lascio la parola a Cristina Giudici, che appunto ci espone il punto di vista del ruolo delle università. Grazie, grazie Alessandra, grazie Katrin per questa bellissima introduzione. Quindi il mio contributo a questo dialogo delle cattedre UNESCO vuole essere sugli studenti stranieri nell'università italiana, sulla loro evoluzione, sulle nuove sfide che l'Accademia è chiamata ad affrontare. Perché questo tema? Perché l'università è protagonista di una certa realtà migratoria ed è chiamata ad assumersi delle responsabilità rispetto a quella realtà. Una realtà che è diventata numericamente importante, abbiamo circa 95.000 studenti iscritti in università straniere, in crescita, perché solo 10 anni fa erano solo 64.000, quindi un incremento importante, ed è estremamente eterogenea e riflette in parte il processo di internazionalizzazione delle università, che ha avuto un'accelerazione negli anni recenti in Italia, e in parte riflette la storia migratoria del paese con le seconde generazioni che arrivano all'età dell'ingresso nelle università. E poi è bene anche ricordare tutte le implicazioni per l'Accademia degli sviluppi più recenti della crisi dei rifugiati, per cui le università sono coinvolte anch'esse nell'accoglienza, nell'inserimento nel contesto accademico degli studenti rifugiati. E oggi in Italia la componente più importante di questa popolazione di studenti stranieri è quella delle seconde generazioni, che sono quei giovani che sono nati in Italia da genitori stranieri o che sono arrivati in Italia in età scolastica con i genitori o con i familiari e che sono stati inseriti nel ciclo di studi della scuola italiana e che arrivano quindi all'università con un diploma di maturità, quindi con un background culturale italiano. È una popolazione prevalentemente femminile che si inserisce nel ciclo di studi superiori leggermente più tardi rispetto ai pari italiani e che rispecchia nella sua distribuzione territoriale la distribuzione delle collettività d'appartenenza, come è facile intuire. Ora, questo ingresso ai gradi più elevati dell'istruzione delle seconde generazioni sta avvenendo, se così possiamo dire, in sordina, senza una eccessiva attenzione da parte delle istituzioni
dell'istruzione o della società nel suo complesso. E è recente anche l'interesse della letteratura scientifica su questo tema. Si stanno sviluppando dei contributi, degli studi interessanti, soprattutto di natura qualitativa. Penso agli studi di Lago Marsiglio e Ravecca all'Università di Genova. Il filone seguito dalla letteratura è soprattutto di natura qualitativa, soprattutto riguardante l'accesso all'università e soprattutto nel settore soprattutto del sociologico. Mancano studi che abbiano un taglio maggiormente quantitativo e soprattutto che riescano a seguire gli studenti di seconda generazione nei loro percorsi accademici, che possano mettere effettivamente in evidenza eventuali disparità nei percorsi accademici, nei tassi di successo. E dai progetti che abbiamo in corso nell'ambito dei progetti di ricerca in Sapienza con i colleghi di Sapienza, notiamo l'esistenza di uno svantaggio relativo che trova le origini nel percorso di istruzione secondaria, sul quale c'è un'ampia letteratura, ma uno svantaggio relativo che permane ancora all'università e che richiama la necessità di recuperare una riflessione a tutto campo su questi giovani, che parta dalle politiche scolastiche, dell'inserimento in corso d'anno, del rafforzamento dell'italiano, ma che si estenda anche all'ambito extrascolastico, ad una riflessione che arrivi a toccare anche dei temi che sono extrascolastici, una riflessione più ampia anche sui percorsi per accedere alla cittadinanza e sul dibattito sul ruolo della cittadinanza nei processi di integrazione. Ora, l'altra metà degli studenti stranieri presenti nelle nostre università è una mobilità per motivi di studio, quella a cui accennava Katrin, i cosiddetti studenti internazionali che arrivano in Italia per compiere un ciclo di studi universitari con un background culturale estero. È una mobilità percepita favorevolmente dall'opinione pubblica, in quanto è temporanea, è selezionata dal livello culturale e anche a livello di capacità economica. È una mobilità che ha delle ricadute positive sulla collettività, ma occorre sottolineare che questa mobilità anche sta cambiando nel panorama italiano. Non è più la mobilità di una elite che proviene da paesi occidentali, sono sempre di più, e lo tocchiamo con mano nell'università, gli studenti che vengono da paesi a forte pressione migratoria. Ci sono studenti rifugiati che, è vero, la loro presenza è statisticamente trascurabile, ma è importante dal punto di vista politico, dal punto di vista etico e dal punto di vista morale. E nel contesto di queste migrazioni forzate senza precedenti nel quale ci troviamo, molti studenti internazionali sono in realtà studenti anch'essi in fuga, non hanno il riconoscimento di rifugiato, ma avrebbero in molti casi diritto ad una protezione internazionale, non la chiedono per diversi motivi sui quali noi oggi qui non stiamo a ragionare, ma sicuramente ci sono delle situazioni all'interno di questa categoria di studenti di grande vulnerabilità. E non lasciare indietro nessuno significa garantire a tutti il diritto ad un'istruzione di qualità. Per raggiungere questo obiettivo è imprescindibile ragionare su tutto il percorso che questi giovani sono chiamati ad affrontare e sulle criticità di questo percorso, innanzitutto sui titoli di studio, ma anche sul sostegno, anche finanziario, al diritto allo studio, sull'accompagnamento nel percorso accademico e nell'integrazione sociale, fino ad arrivare all'inserimento lavorativo. Ora, l'Alto Commissario alle Nazioni Unite per i Rifugiati delle Nazioni Unite ha recentemente avviato un dialogo su questo, coinvolgendo diversi attori, tra cui le università, un dialogo che sta lasciando emergere delle criticità che vale la pena di approfondire. Una per tutte che mi ha particolarmente colpito sulla base della testimonianza di uno studente rifugiato. Sono tanti gli studenti che, pur vincendo una borsa di studio dedicata agli studenti rifugiati, quindi avendo tutte le caratteristiche per poter entrare nel sistema universitario, non riescono a formalizzare l'iscrizione. Restano di fatto
al di fuori del sistema universitario gli viene negato questo diritto perché per delle barriere, anche qui non possiamo entrare ora, ma delle barriere che sono di natura burocratica, amministrativa, linguistica, culturale e così via. E rispetto a questi temi l'università deve interrogarsi. Le iniziative non devono restare isolate, c'è bisogno di iniziative che siano condivise, oltre ad essere certamente sostenibili, oltre ad essere replicabili. I partenariati vincenti in questo ambito non mancano. Abbiamo due esempi, vorrei portare due esempi, quello del progetto Unicore e quello del progetto Mentorship, perché sono quelli a noi più vicini. Unicore è il progetto di corridoi universitari che è stato lanciato da UNHCR nel 2019 e che arriva oggi alla sua terza edizione, e da un'università siamo passati a 6 e poi a 25, non so se 24 o 25, comunque la Sapienza quest'anno entra nel progetto e avremo i due studenti rifugiati in Etiopia che verranno in autunno accolti in Sapienza. Complementare rispetto, ed è, non posso adesso parlarne perché non ci sarebbe tempo, ma insomma è un progetto davvero, davvero importante, ed è complementare a questo progetto. Abbiamo il mentorship, il nostro mentorship che molti di voi conoscono, che è promosso dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni con il sostegno del Ministero dell'Interno e la partecipazione della CRUI, che ha come obiettivo quello di costruire una rete di università inclusive. Quindi si basa su un partenariato tra università e coinvolge degli studenti italiani e stranieri ben integrati nel tessuto accademico che supportano i loro pari, che possono essere studenti internazionali, studenti rifugiati, ed è un progetto di grande successo che può essere, ha mostrato tutte le sue potenzialità anche per l'integrazione sociale degli studenti rifugiati. Faccio un esempio anche qui per tutto, sono diversi gli esempi di studenti rifugiati che si sono rivolti a mentorship per avere un supporto e che poi sono passati dall'altra parte, sono essi stessi diventati mentori in un processo di piena di integrazione davvero di successo e sostenibile. Sono questi solo due esempi di attività che trovano le loro basi nella ricerca, ma che si concretizzano in azioni che consistono, per riprendere le parole di Papa Francesco, nell'accogliere, nel proteggere, nel promuovere e nell'integrare le popolazioni migranti e rifugiate anche nel contesto accademico. E questi dialoghi della cattedra UNESCO costituiscono per noi un'opportunità preziosa per condividere questo nostro impegno su questi temi. Ora stiamo lavorando ad uno statement su questi temi, forse è circolato, forse qualcuno di voi l'ha già potuto vedere una prima bozza. L'obiettivo è di continuare a lavorare sulla ricerca e sull'azione in questo ambito e di cercare una condivisione il più ampia possibile tra le nostre cattedre. Grazie. Grazie Cristina, davvero un impegno importante. Poi Cristina non lo ha menzionato esplicitamente, ma lei è la referente in Sapienza per questo progetto, quindi veramente lavora moltissimo, è un impegno molto, molto importante, molto gravoso, ma come vedete di grande successo, perché insomma stiamo raggiungendo dei risultati importanti. Bene, ora darei la parola al nostro collega dell'Università di Aix-en-Provence, Stéphane Amourlan, che credo ci faccia un quadro storico delle migrazioni. Prego. Buonasera, grazie. Vorrei condividere lo schermo così. Va bene così? Sì, benissimo. Allora, presenterò un altro Atlante questa sera, e alla prima ringrazio i colleghi della Cattedra UNESCO per avermi invitato a presentare questa sera l'Atlante dell'immigrazione del Mediterraneo dall'antichità a oggi, pubblicato a inizio anno. Si tratta di un volume iniziato quasi 10 anni fa, un lungo tempo, con il supporto della Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme di Aix-en-Provence, che Céline Regnard presenterà dopo, e dell'École Française de Rome.
Sono il co-curatore di questo volume insieme a Sophie Bouffier, professoressa ordinaria di storia greca, e con Virginie Babicolin, professoressa ordinaria di geografia. Siamo stati accompagnati da un comitato editoriale composto da una dozzina di ricercatori francesi, italiani e spagnoli. Ci sono storici dell'antichità, del medievo, dei periodi moderno e contemporaneo, ma anche da geografia e dalla professoressa Vitol de Venden, che partecipa all'incontro questa sera e che io saluto amichevolmente. E questa squadra, diciamo, a questo tempo calcistico, è questa squadra che ha concepito il libro, ha definito le problematiche e ha immaginato l'indice. In seguito abbiamo coinvolto oltre 70 collaboratori, tutti specialisti, potete vedere tutti sulla diapositiva. E secondo noi questo libro è inedito e originale per diversi motivi. Alla prima è un atlante, un genere editoriale particolare, Catherine lo sa bene. In secondo tratta del Mediterraneo, un espace mouvement, spazio movimento, come affermato da Brodel. E in terzo si tratta di una storia molto, molto lunga, dai mitici viaggi degli eroi greci dell'antichità, e questa mappa è un'introduzione all'Atlante. Allora, non abbiamo alcuna velleità di esaustività, di carattere enciclopedico. Il libro mette piuttosto in evidenza come questi movimenti di popolazioni di grande diversità hanno modellato e trasformato le società mediterranee nel lungo periodo. Ci interessano tutte le circolazioni nella loro dimensione strutturante per gli spazi e per le società mediterranee, mobilità a lungo termine, viaggi di erranza, itineranti o per tappe che vanno dalla spedizione di guerra e conquiste ai viaggi di studiosi, mercanti, pellegrini, soldati, emissari e altri diplomatici, passando per itinerari di migranti senza visa, costretti a percorrere rotte tortuose. Ovviamente trattiamo migrazione internazionale, anche che comporta un cambio di residenza in un certo periodo di tempo e per un'ampia varietà di motivi, ma anche mobilità breve, stagionale, come la transumanza per lungo tempo indispensabile ai mondi rurali delle montagne mediterranee, il lavoro agricolo, artigianale o industriale, o anche il turismo. I percorsi, le tappe, i tempi di percorrenza sono vari, a volte molto lungo nel passato, come il viaggio di Pietro della Valle, che potete vedere sulla diapositiva, ma oggi anche come per esempio l'itinerario di un migrante marocchino attraverso i Balcani. Abbiamo anche prestato attenzione ai legami transnazionali, ai ritorni che a volte avvengono una o due generazioni dopo e non sempre riconducono al luogo di origine. Allora, come viene presentato e organizzato l'Atlante? Prima di tutti, di tutto, un Atlante è fatto di map, è un'evidenza. In questo libro ci sono 200 mappe a diverse scale che illustrano a volte un movimento migratorio di masse, a volte un itinerario individuale, per identificare gli spazi trasformati dalla mobilità, dalla scala dell'edificio a quella dell'impero, includendo il quartiere urbano o il porto, per rendere conto della mobilità a scala di una valle, come Val Roya, divisa tra Francia e Italia, o
come potete vedere sulla mappa alla destra, alla mia destra, alla scala globale, più globale. La variazione delle scale di rappresentazione si adatta anche alla disparità delle fonti. Questa scelta, secondo noi, permette inoltre di evidenziare l'esemplarità di alcune configurazioni osservabili localmente e ripetibili. Abbiamo scelto di mappare le grandi dinamiche illuminate da lungo termine attraverso l'intero bacino della Mediterraneo, ma anche di mostrare sulla scala più fine le pratiche di mobilità, ponendoci il più vicino possibile alla persona. In ogni doppia pagina tematica, spesso transperiodica, come quella di Cipro, le mappe sono accompagnate da brevi testi di sintesi, da illustrazioni e da estratti di documenti storici. Era importante poi evitare l'ordine cronologico e attenersi a un schema articolato, per soggetti tematici. In primo luogo, le strutture che inquadrano, consentono, facilitano, accelerano o ostacolano il movimento migratorio. Per esempio, le strade, come quella romana, le vie navigabili, le frontiere, al fine dell'antichità le zone di confine sono spazi di movimento, di mescolanza, di popolazione dove convivono attività militari e commerciali. Lo Stato, il funzionamento e la rappresentazione della frontiera possono tuttavia differire a seconda del periodo e dell'ubicazione. Vengono anche analizzati i porti o i luoghi di accoglienza, definiti come lazzaretti, che riecheggiano in questo periodo di pandemia, o come baraccopoli, per esempio a Marsiglia, o ancora campi, campo profughi o campo di detenzione. La seconda parte dell'Atlante riflette sulle persone, sulle cose della mobilità. Volontari o vincolati, i movimenti sono guidati da vari motivi. Sopravvivenza, ricerca di un mondo migliore, desiderio di scoperta e viaggio, sete di conoscenza o ricchezza, progetto politico di dominio, conquista, proselitismo, colonizzazione o schiavitù. Coinvolgono aspetti economici, politici, culturali, motivi etnici o religiosi. La condizione delle persone in situazione di migrazione condiziona spesso le condizioni di mobilità e soggiorno. Cosa fanno ambasciatori, mercanti, schiavi privati della libertà, turisti, migranti con permesso di lavoro o situazioni regolari? Quindi, trattiamo per esempio di migrazioni legate all'attività economica e commerciale, alle questioni politiche, su questa mappa gli armeni, alla religione, così come alla mobilità studentesca che abbiamo già parlato. La terza parte dell'Atlante riguarda i contatti. Contatti tra le comunità locali e i nuovi arrivati, siano essi in cerca di insediamento o di passaggio. La storiografia ha spesso sottolineato le dominazioni imposte nei processi di invasione e colonizzazione, ma il ricorso a una storia a lungo termine mostra che i fenomeni di migrazione potrebbero aver assunto varie forme che non escludono né la coesistenza, né la compenetrazione, né la circolazione di influenze reciproche e l'emergere di nuove culture frutti di questa congiunzione. Da questo punto di vista, l'undicesimo secolo segna
una svolta importante nella storia del Mediterraneo, legata sia alla generale espansione della cristianità, sia alle migrazioni di tribù nel mondo musulmano che sconvolsero la mappa politica dei suoi stati. In questo Atlante si possono poi leggere passaggi dedicati ai trasferimenti culturali, per esempio la gastronomia o ai legami con le comunità di origine, per esempio le rimesse o i rimpatriati, senza dimenticare il cosmopolitismo o la xenofobia. Infine, l'Atlante si chiude con un capitolo sull'espansione globale del Mediterraneo, ovvero sull'emigrazione dei popoli mediterranei nel mondo, come qua le libanese, e sul, ovviamente, l'immigrazione degli extra-mediterranei. Per concludere questa presentazione molto, molto veloce, mi dispiace, vorrei sottolineare che questo Atlante è rivolto ai lettori che desiderano conoscere e comprendere meglio un oggetto, l'immigrazione, un oggetto sotto i riflettori della cronaca dal luogo a formule retoriche e talvolta oltraggiose. Allora, perché non immaginare una traduzione in italiano? Grazie per l'attenzione. Grazie. Mi senti? Mi sentite? Grazie Stefano, veramente un bellissimo lavoro, un bellissimo volume. Intanto grazie anche per aver parlato in italiano, non speravo che anche tu potessi insomma, condividere in italiano questa presentazione, insomma un italiano perfetto, quindi grazie davvero, ma davvero dicevamo con Cristina, un documento prezioso anche per gli studiosi, ma per gli studenti, quindi assolutamente sì, sarebbe molto bello poterlo tradurre in italiano, no? Come suggeriva Stefano, guarda Donatella Strangio, che è la nostra storia, no, non certo sarebbe tu, però insomma sarebbe un progetto da portare avanti, ma in ogni caso metterlo a disposizione degli studenti sarà fondamentale, quindi dovremmo intanto farlo acquisire dalle nostre biblioteche, quindi grazie. Grazie. Catrin, sono due strumenti veramente preziosi per gli studiosi e gli studenti. Grazie a lei. Bene, allora se non ci sono domande dal pubblico io darei subito la parola a Cristina che coordinerà la tavola rotonda e quindi a mano a mano, però chiederei davvero di essere nei tempi perché sono le 6:35, sì, abbiamo 5 minuti per uno e poi qualche minuto per la discussione, grazie. Sì. Quindi grazie anche da parte mia Stefano per questo bellissimo excursus storico. E lascio la parola ai relatori per la tavola rotonda. Io suggerisco di seguire l'ordine alfabetico che è quello del programma e quindi Elena Ambrosetti. Grazie Cristina e di nuovo buonasera a tutti. E dunque ci tenevo anche io a dare il benvenuto ai colleghi di Aix-en-Provence, benvenuto a Céline e a Stéphane, e merci d'avoir accepté d'être de participer à cette webinaire et bien sûr d'avoir aussi décidé de faire partie de notre chair. On est très content de cette nouvelle collaboration. Detto questo, vorrei presentare invece per quanto riguarda la tematica di questa sera brevemente alcuni spunti che sono emersi da un'indagine quantitativa e un'indagine di tipo qualitativo che abbiamo effettuato insieme anche a Donatella Strangio, che questa sera anche a Sara Niccoli, a Cecilia Fortunato, all'interno di un progetto
Horizon 2020, che è il progetto Perceptions. Si tratta di un progetto di durata triennale, adesso siamo quasi alla fine del secondo anno, nel quale si vanno a studiare quelle che sono le percezioni riguardo l'Europa, come l'Europa è vista dalle persone che vi sono immigrate o che stanno pensando di farlo. Il progetto quindi ha come obiettivo quello di scoprire se queste percezioni sono meno accurate e come influenzano poi quelle che sono le decisioni migratorie. Inoltre si cerca anche di andare a vedere se le percezioni possono in qualche modo portare delle minacce alla sicurezza. Per il tipo di lavoro che abbiamo fatto da un punto di vista empirico, abbiamo effettuato un'indagine quantitativa che si è rivolta a quelli che sono i principali stakeholders, che sono gli operatori che lavorano quindi con i migranti, ma anche i policy makers, e poi abbiamo effettuato con sempre gli stakeholders e anche con i migranti delle interviste in profondità su questi temi. Questo è avvenuto insomma nel corso del periodo inverno-primavera. E abbiamo adesso i primi risultati che sono emersi, ovviamente non soltanto per quanto riguarda l'Italia, soprattutto per l'indagine quantitativa, ma per tutti i paesi che sono partner del progetto. Abbiamo 25 partner e 15 paesi, di cui ne abbiamo 13 in Europa e 2 nel Nord Africa. E dall'indagine quantitativa, quindi per vedere, chiedendo agli stakeholders quali sono le percezioni dell'Europa, abbiamo anche aggiunto tutta una parte relativa al Covid, che insomma è una tematica di cui è importante ovviamente parlare, e come effettivamente la pandemia aveva avuto un impatto sul lavoro di queste persone con i migranti. E quello che è emerso è che naturalmente la pandemia ha in qualche modo avuto un impatto molto significativo sul lavoro con i migranti, sul contatto quotidiano che gli operatori, soprattutto di prima linea, hanno con i migranti, con una netta diminuzione di quelle che sono in particolare gli interventi per quelli che sono i migranti che sono arrivati più di recente. Quindi naturalmente questo ha un impatto devastante. Quando sì, quando torno. Inoltre, da un punto di vista... spegnete il microfono. da un punto di vista invece... della difficoltà stesse che queste persone proprio hanno avuto con lavorare, con il lavoro quotidiano, diciamo che... Vuoi intanto caricarlo in macchina, intanto andiamo in macchina, Ele. Il telefono, caricalo in macchina intanto. Potreste dover voi disattivarlo. Per in treno. Cristina, lo potete disattivare voi, se c'è chi è che gestisce la chiamata, va sopra la persona, ci sono i tre puntini in alto a destra, si disattiva. Non avete avuto esperienza con gli studenti che chiacchieravano? Ok, perfetto. Allora, ormai siamo abituati anche a questo, capita. Allora, e dunque, da un punto di vista quindi ovviamente degli operatori, ecco, c'è stato un pesante impatto della pandemia. E questo l'abbiamo visto sia con l'indagine quantitativa che con l'indagine qualitativa, poi abbiamo fatto anche dei focus group. Con le indagini invece qualitative siamo andati anche a parlare con i migranti stessi, e lì ovviamente è stato molto molto interessante quello che loro ci hanno raccontato sull'impatto della pandemia sulla loro vita, e sulle percezioni anche dell'Italia in questo caso, perché noi abbiamo intervistato ovviamente delle persone qui in Italia, perché in molti ovviamente hanno avuto delle grosse difficoltà da un punto di vista della perdita dell'impiego o della difficoltà nel trovare l'impiego, perché ovviamente siamo in un periodo di crisi e le persone più vulnerabili quindi sono ancora più in difficoltà. E inoltre abbiamo anche riscontrato però qualcosa di molto, molto interessante, cioè il fatto di come la società civile si è mossa, nel senso che molti di questi migranti che abbiamo contattato sono in qualche modo spalleggiati da quella che è la società civile, delle associazioni, quindi come per esempio la comunità di Sant'Egidio, come per esempio l'Arci di Viterbo. E ci ha molto colpito il fatto che
Nel loro immaginario, ovviamente l'Europa, l'Italia sono dei paesi ricchi in cui il benessere è un qualcosa di assodato, e invece si sono resi conto, in particolare con la pandemia, che non era così. E si sono loro stessi impegnati tantissimo nell'andare a portare quotidianamente, per esempio, la spesa a delle persone che erano in difficoltà, ad andare a in qualche modo essere d'aiuto alle persone che erano in difficoltà. Quindi da persone bisognose di essere aiutate diventano loro attivamente, con la pandemia, attori di quello che è la ripresa dell'Italia, perché si sentono proprio come parte di una comunità. E questo, secondo me, è importantissimo, perché naturalmente assume un ruolo particolare in un momento così difficile, quello che la società civile può fare, la risposta che la società civile può dare. E naturalmente mette anche, insomma, in discussione quella che è la loro percezione però dell'Europa e dell'Italia, perché l'idea di avere effettivamente un'Europa e un'Italia molto ricche, in cui la povertà non esiste, in cui non ci sono le disuguaglianze, si rendono conto che ovviamente non sono la realtà dei fatti, ahimè, però contribuiscono a eliminare queste disuguaglianze, e questo mi sembra molto importante. E qui termino, perché termino tutto il tempo a mia disposizione. Grazie. Grazie, questo bellissimo progetto, del quale sicuramente leggeremo a breve i risultati. Purtroppo non possiamo soffermarci sulle repliche di ognuno, perché abbiamo il tempo molto limitato, temo che ci mandino via. Quindi io darei direttamente la parola a Angela Paparusso per il suo intervento. Raccogliamo tutte le osservazioni e poi, se ci c'è tempo alla fine, prendiamo delle domande dal pubblico. Angela. Sì, grazie Cristina, e grazie per l'organizzazione, e grazie anche ai relatori che mi hanno preceduta per i loro interessanti stimoli. E in particolare mi vorrei appunto collegare all'intervento di Catherine, cercando, insomma, ho pensato di condividere con voi alcune riflessioni che sono state poi in parte pubblicate su un articolo per la rivista di studi politici internazionali, dove abbiamo cercato di fare, qui lo riporto molto brevemente appunto per via, insomma, dei tempi limitati, il punto su quelle che sono stati gli interventi dell'Unione Europea nel 2020, quindi nel pieno appunto della pandemia e delle chiusure per via appunto del coronavirus, su migrazione, asilo e integrazione. E in particolare appunto Catherine parlava del nuovo patto sulle migrazioni e l'asilo, che è stato implementato appunto nel settembre scorso 2020. C'era stata grande attesa, appunto, una grande, insomma, grande aspettative da parte dei paesi e ovviamente anche dei ricercatori e degli analisti su quello che doveva essere un nuovo inizio per le migrazioni e per l'asilo. La stessa Presidente della Commissione Europea aveva parlato, lo aveva annunciato, insomma, tramite la stampa e altra documentazione di accompagnamento, insomma, come il tentativo di dare un approccio umano e umanitario alle migrazioni. Tuttavia, dalla nostra, insomma, analisi è emerso che il patto è stato, diciamo, la conferma o comunque la volontà di mantenere, diciamo, uno status quo, soprattutto per quanto riguarda l'asilo e per quanto riguarda il sistema di Dublino, che poi è il cuore, insomma, del sistema dell'asilo europeo. E poi sulle migrazioni economiche, appunto, come ha detto Catherine, comunque che non sono strettamente forzate o forzose, c'è stato invece un vuoto, comunque, insomma, un qualcosa che non è stato ben approfondito. Molto brevemente, quello che ci è sembrato è che questo patto abbia ancora una volta tenti di poggiare su delle basi che sono un po' instabili, come ad esempio quello della esternalizzazione da una parte delle frontiere, quindi questa frontiera dell'Unione Europea che diventa sempre più lontana, che poggia su accordi bilaterali abbastanza fragili, perché fragili sono gli stati con cui questi accordi vengono fatti, per questioni naturalmente di sviluppo economico e non solo, ma anche soprattutto umano.
e dall'altra quella della solidarietà tra i Paesi membri. Nonostante si legga nel patto, la solidarietà può essere derogata in positivo o in negativo in momenti, diciamo, di crisi o di forte pressione migratoria, un po' quello che succede per esempio all'Italia, di fatto i Paesi possono scegliere di agire come vogliono, impegnandosi più o meno, per esempio, nei processi di ricollocamento, di accoglienza e così via, e sempre ovviamente è confermato la questione del primo paese di arrivo per la questione dell'asilo. L'altro punto, l'altra azione dell'Unione Europea, anch'essa, diciamo, pianificata, in attesa, ma in qualche modo accelerata come tanti altri processi dalla pandemia, è stata il piano d'azione su integrazione e inclusione settennale, quindi 2021-2027, che ha aggiornato il piano precedente. Anche qui sull'integrazione, che cosa è emerso? Cerco insomma di concludere, naturalmente l'integrazione, lo ha detto Elma, l'ha detto Cristina, non è qualcosa che deve avvenire, che avverrà, tuttavia nel patto, nell'action, viene dipinta un'integrazione sempre come un obiettivo futuro, qualcosa che deve accadere, invece appunto il progetto mentorship, o comunque gli immigrati che si fanno parte attiva nella pandemia, ha dimostrato come l'integrazione esiste già, così come le migrazioni già esistono, sono un fatto reale ma soprattutto presente, e questo forse è poco considerato, è poco tenuto nella giusta considerazione dagli stati e soprattutto dalle istituzioni europee. Mi taccio qui perché insomma il tema è infinito, forse magari Catherine potrà reagire e aspetto insomma anche un po' un suo commento, un suo feedback su questo, mi interessa particolarmente, quindi insomma io concluderei qui. Grazie. Grazie Angela. Vorrei passare la parola a Catherine, ma non abbiamo modo, perché se riusciamo alla replica la possiamo fare alla fine. Certo. Quindi passerei la parola a Roberta Pedrina. Hai il microfono spento, Roberta. Eccomi, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Sì, il mio intervento si salda molto bene agli interventi che mi hanno preceduto. Sarà un intervento di taglio operativo, perché oggi vorrei condividere con voi alcune riflessioni che sono emerse durante e al margine dello sviluppo del progetto LIME, un progetto finanziato dalla Commissione europea, volto all'inclusione sociale ed economica dei cittadini provenienti dai paesi terzi, categoria che chiaramente comprende tanto i richiedenti protezione internazionale quanto i titolari di protezione internazionale. LIME è nato proprio con l'intento di promuovere l'integrazione dei migranti forzati in due paesi, la Spagna e l'Italia, consorzio molto vasto, non ve li posso citare tutti, capeggiato da una grossa onlus che si chiama CIES, che ha sede legale in Italia e che ha operato con un consorzio davvero multi-stakeholder, un consorzio che annovera tra i vari partner sindacati, cooperative, accademia, noi siamo in partenariato con l'Università LUMSA di Roma. Che cosa abbiamo fatto in questi due anni? LIME si avvia alla conclusione, il progetto terminerà il 30 di giugno. LIME ha voluto attivare o consolidare in questi due paesi un cluster multi-stakeholder, ovvero ha voluto operativizzare un partenariato cercando di dotare questo partenariato multi-stakeholder di specifiche regole e procedure operative. Da che cosa siamo partiti? Siamo partiti dal fatto, e lo dicevano molto bene l'intervento di Elena e anche l'intervento di Cristina prima di me, l'integrazione è sul territorio. Se vuoi fare integrazione bisogna cooperare. I soggetti con cui noi abbiamo avuto a che fare erano soggetti storicamente abituati a cooperare, con un'unica criticità. La cooperazione era episodica, frammentaria, molto spesso nasceva per bisogni ad hoc o in altre circostanze. Questa cooperazione si basava semplicemente sulla volontà di attingere ad un finanziamento europeo comune. Quindi questa forma di cooperazione non era sistematizzata. LIME cerca di dare una risposta.
cerca di organizzare le prassi di cooperazione, cerca di mappare gli stakeholder che fanno parte di questi partenariati e comincia durante l'implementazione a consolidare una serie di certezze che vi elenco brevemente proprio per stare nei tempi. La prima certezza è che il progetto ha evidenziato che l'azione a favore dell'inclusione dei cittadini dei paesi terzi non può che avvenire in rete, perché è soltanto in rete che si possono declinare quei famosi quattro pilastri continuamente evocati dalla Commissione, che sono naturalmente la casa, l'accesso al lavoro, l'educazione e la salute. Se si vuole avere un approccio programmatico comprehensive, come solitamente dice la Commissione, all'integrazione, non si può prescindere dalla rete e dalla sinergia tra attori diversi. Tuttavia, e questo noi l'abbiamo visto nei territori di intervento, l'abbiamo visto a Madrid e l'abbiamo visto molto bene a Roma, le numerose realtà che operano nell'integrazione molto spesso sono prive di coordinamento. Molto spesso il coordinamento nasce da esigenze dettate dall'immediato e faticano tutto sommato a darsi un'organizzazione che possa essere, come dire, vincente anche in una prospettiva di lunga durata. E quindi che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo fondamentalmente sviluppato un toolkit, ovvero un set di strumenti che contiene proprio la procedura da seguire per attivare o consolidare il cluster. Sono azioni già utilizzate storicamente nel comparto privato, per esempio. Si tratta, per esempio, di varare dei memorandum of understanding a cui sono allegati dei term of reference, dei termini di riferimento che dettagliano esattamente chi fa cosa e come i vari soggetti cooperano tra di loro e si attivano per l'obiettivo comune. Ancora abbiamo cercato il più possibile di dare nuova linfa, e una linfa più programmatica e più operativa, all'ampliamento del consorzio al mondo del privato, in particolare a quel mondo privato che ha fatto della responsabilità sociale d'impresa, della social corporate responsibility, la propria linea guida. E per cui abbiamo coinvolto anche fondazioni, per esempio la Fondazione Adecco, che hanno l'interesse a includere i cittadini dei paesi terzi, perché l'inclusione è vincente tanto per chi include quanto per chi è incluso. Ancora, ci siamo resi conto che in territori, per esempio, come quello romano, che già presentano prassi di cooperazione frammentaria o episodica, è fondamentale valorizzare ciò che funziona bene. Io sono molto contenta di aver sentito prima l'intervento di Elena, citavi una serie di casi che mi sono anche particolarmente cari e che conosco. Ecco, ciò che funziona va premiato, ciò che funziona è una buona prassi che come tale va replicata e va trasferita. Ed è anche importante forse cessare questa tendenza costante al mantra dell'innovazione, perché molto spesso rischiamo di buttar via anche delle prassi che funzionano e che necessitano semplicemente di supporto, che può essere un supporto manageriale, un supporto economico. E vengo all'ultimo punto. Una delle forme di supporto cruciali che può riguardare gli interventi pensati per includere i migranti dal punto di vista lavorativo sono interventi che danno voce ai migranti. Bisogna sviluppare e rafforzare una cultura del need assessment, cioè capire i bisogni con una logica partecipativa, intervistare i migranti per poter disegnare gli interventi che servono oggettivamente e poterli riformulare in momenti sfidanti quali quello che stiamo vivendo adesso. La pandemia di Covid-19 ci ha messo di fronte a nuove sfide e devo dire anche nel contesto migrazione italiano, i modelli di intervento che stanno funzionando sono quei modelli di intervento che si sono riconvertiti basandosi sui bisogni dei migranti e delle migranti. Ultima cosa,
Una priorità non più rinnovabile, mi taccio Cristina, ho finito, programmare percorsi di formazione sulla gestione dei partenariati. I partenariati si gestiscono e bisogna imparare a farlo, soprattutto quando questi partenariati includono soggetti diversi con aspettative diverse e ambizioni programmatiche diverse. Grazie. Grazie Roberta. Davvero, davvero un intervento incisivo su temi veramente importanti. Purtroppo je dois passer la parole à Céline maintenant. On passe, je pense, au français dans la présentation, c'est ça? Céline, Céline. Oui, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 très bien. Alors, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de m'accueillir parmi vous, même si j'ai le gros défaut de ne pas parler italien. Je m'excuse par avance. En cinq minutes, je voudrais vous présenter une institution partenaire de la chaire UNESCO, qui est la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme à Aix-en-Provence. Qu'est-ce que c'est que la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme? C'est un campus de recherche en sciences humaines et sociales, spécialisé sur le monde méditerranéen et qui est situé à Aix-en-Provence et rattaché à l'université d'Aix-Marseille. Alors, depuis peu, nous sommes donc officiellement partenaires de la chaire UNESCO Population, Migration et Développement. C'est en particulier Elena que je voudrais remercier ici, qui a beaucoup œuvré à ce jumelage, on pourrait dire, mais aussi Isabelle Bloss-Widmer, sociologue, responsable de l'Observatoire démographique de la Méditerranée, DEMOMED, qui est un programme de la MMSH, et responsable également de la plateforme universitaire de données d'AMU, qui elle-même est rattachée à la très grande infrastructure de recherche Projet d'eau, qui est donc un projet de collecte et de traitement de données démographiques. Alors, nous sommes un certain nombre de chercheurs et d'enseignants-chercheurs de la MMSH à être associés à cette chaire. Vous avez entendu tout à l'heure Stéphane Mourlan, qui est historien et qui, outre qu'il est le directeur et un des auteurs de l'Atlas des migrations en Méditerranée, est aussi le responsable d'un programme de la MMSH, un programme de recherche qui s'appelle l'Observatoire des relations euro-méditerranéennes. Nous avons aussi avec nous Virginie Babicolin, qui est professeure de géographie à l'UMR Télème à la MMSH, Pierre Saintès, qui est géographe également, Eleonora Canet-Paris, que vous connaissez certainement pour la plupart d'entre vous, qui est historienne moderniste, spécialiste de l'histoire des migrations et de l'histoire sociale des populations en Méditerranée, et qui est aussi responsable d'un laboratoire international associé qui a rapproché, qui rapproche toujours, puisqu'il se termine cette année, qui a rapproché la MMSH par le laboratoire Télème et plusieurs institutions italiennes, notamment des unités de l'Université de la Sapienza. Et puis donc moi-même, je suis Céline Régnard, je suis historienne et c'est ici au titre de directrice adjointe de la MMSH que je vous présente ce partenariat et cette institution. Alors, je vous incite fortement à venir nous voir à la MMSH. Je vous ai mis des belles photos promotionnelles pour vous faire envie. Plus sérieusement, en fait, je parlais de campus de recherche. Donc, actuellement, la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme regroupe 10 unités de recherche. Une moitié porte sur les périodes de la préhistoire et de l'Antiquité et une moitié porte sur les sciences de l'homme et de la société, donc les périodes plus contemporaines, en particulier depuis le Moyen-Âge. Donc, je ne vais pas toutes les nommer et les développer ici, mais vous voyez que donc, mon unité de recherche et celle de laquelle sont issues la plupart des partenaires que j'ai nommés précédemment sont dans le laboratoire de recherche Télème et Isabelle Bloss est dans le laboratoire Mésopolis qui est tout récemment créé, qui est un laboratoire de recherche en sociologie, sciences politiques et histoire, qui résulte de la fusion d'un laboratoire de sociologie et d'un laboratoire de sciences politiques. Alors la MMSH, c'est aussi un lieu qui a porté des projets et qui porte toujours des projets scientifiques très ambitieux
Pendant presque 10 ans, la MMSH a porté le LabExMed. Il y a eu d'ailleurs énormément de post-doctorants accueillis, hein, des post-doctorants entrants et sortants à travers ce programme, ce laboratoire d'excellence en sciences humaines et sociales qui a développé des projets interdisciplinaires. Et ça, je crois que c'est vraiment très important à retenir, c'est que la Maison méditerranéenne de sciences de l'homme est un lieu d'interdisciplinarité sur la Méditerranée. Et puis aujourd'hui, depuis 2019, donc depuis quelques mois, la MMSH est le lieu d'accueil de 2 instituts, un institut en archéologie et un institut en sciences de l'homme et de la société qui s'appelle Société en mutation en Méditerranée, qui lui aussi, en prenant la suite du LabExMed, essaye de promouvoir des accueils de post-doctorants, de la formation, mais aussi de la recherche dans une perspective interdisciplinaire sur la Méditerranée et bien évidemment sur la thématique migratoire, puisque la thématique migratoire est au cœur des travaux de la MMSH de longue date depuis sa formation. Derniers éléments de présentation, la MMSH, ce sont aussi des productions numériques, notamment à travers des plateformes numériques qui sont développées par les chercheurs de la maison. Une plateforme numérique, par exemple Sinumed, qui regroupe énormément de ressources sur les sociétés et l'histoire de la Méditerranée, des ressources d'archives, des ressources bibliographiques, des ressources audiovisuelles, mais aussi des plateformes comme Cartomundi, qui est une plateforme aujourd'hui de rang national, qui regroupe des ressources cartographiques sur la Méditerranée. Ce sont aussi des services, par exemple une médiathèque qui est connue, hein, qui est renommée notamment pour ses collections en arabe. Hein, c'est une médiathèque très importante pour la conservation et la valorisation de fonds en langue arabe en Méditerranée. Et enfin, dernière focale, sur un dernier service parmi d'autres, la MMSH possède des collections de livres. Hein, elle a aussi un service édition. Nous avons 3 collections de livres. Une collection qui s'appelle Parcours méditerranéen, qui est dirigée par Dionigi Abera, qui est anthropologue et qui publie des ouvrages essentiellement sur l'urbain et le contemporain, les villes méditerranéennes. Une collection qui s'appelle L'Atelier méditerranéen, dirigée par François Quentin, qui rassemble des ouvrages portant sur les sociétés méditerranéennes, leur histoire et un certain nombre d'ouvrages de référence, notamment en archéologie et en sciences de l'Antiquité, donc c'est dans le temps long. Et enfin, une dernière collection, et je terminerai par là, ça fera la boucle avec ce qu'a vous présenté Stéphane Mourlane tout à l'heure, une collection qui s'intitule MIMED, Migration en Méditerranée, qui est toute récente, qu'on vient de créer, et qui accueillera des ouvrages sur la thématique des migrations en Méditerranée, une collection interdisciplinaire de l'Antiquité à nos jours. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Céline, merci pour cette présentation et encore bienvenue aux collègues et aux amis de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Je suis sûre qu'on va collaborer et dans le temps c'est seulement le premier pas d'une longue collaboration. E torno all'italiano e torno do la parola a Donatella Strangio per l'ultimo intervento della tavola rotonda. Grazie Donatella. Grazie a te Cristina, grazie per avermi coinvolta. Cercherò in poco tempo di fare con voi qualche breve riflessione, collegandomi un po' a quello che è stato detto sia da Elena che da Angela e poi anche da Roberta e prima di tutti insomma da chi insomma le belle relazioni a cui abbiamo avuto prima insomma grazie a Cristina. Sto perdendo tempo, come vedete, perché c'è la pubblicità, non parte il video, perché volevo far vedere, non so perché, praticamente la riflessione è dovuta a, praticamente alle
smart city e le migrazioni. Quindi tempo e poco cercherò di, mi dispiace perché... Prima era partito, ma no. No, c'era il formaggio ancora. Ci riprovo e chiaramente parlerò meno, cercherò di parlare un minuto. Vediamo un po' se riparte. Ma tutto questo era soltanto per evitare di sentire quello che io dico per vedere invece il video. Vabbè. Intanto posso parlare sopra e appena si aprirà, no, riesce a levare la pubblicità? No, perché c'è... grazie Cristina, grazie mille. Grazie a Cristina, così vi siete salvati, non avete visto altri formaggi. Per quanto riguarda le smart city e migrazioni, per quale motivo? Questo si ricollega anche al progetto grazie ad Elena, stiamo portando avanti con Perception. Perché? Perché le smart city, rispondendo anche a quello che era visto il tema generale della discussione di oggi, che si collega a questi che sono i goal dell'Agenda 2030, io ho visto che tra questi sono segnati anche alcuni specifici goals, che sono in particolare quello della sostenibilità e delle disuguaglianze, alle quali ha fatto riferimento anche Elena. Nella sua breve relazione. E infatti smart city e migrazioni, il rapporto è proprio questo: le smart city si vanno ad inserire, e adesso più che mai a seguito proprio del Covid-19, in quello che è il concetto di città intelligente, in modo da affrontare con un approccio, potremmo dire, innovativo le problematiche del moderno sviluppo urbano, in particolare all'interno delle città europee. Voi siete espertissime in questo, tra queste in particolare l'invecchiamento della popolazione, i problemi di convivenza alle migrazioni, l'aumento del traffico, il consumo del suolo, il peggioramento delle condizioni ambientali e la contrazione dello spazio pubblico. E le iniziative messe in campo in questo caso dalla Comunità Europea, il tema di sostenibilità ambiente, gli obiettivi dell'Europa 2020 e sull'innovazione digitale, l'evidente contrazione poi di risorse a disposizione delle amministrazioni pubbliche rendono necessaria l'adozione di strumenti inediti di governo del territorio, di soluzioni appunto smart, intelligenti. E tra l'altro la pandemia ci ha messo di fronte anche a una rapida, a un rapido cambiamento, assolutamente, e in quanto le città devono rinascere naturalmente su base diverse. E in particolare qui quello che vengono, che voi vedete, sono anche delle modelli di smart city. Tra queste, diciamo che il modello per eccellenza è quello di Singapore, ma in particolare le protagoniste della smart city sono prevalentemente l'Asia e gli Stati Uniti. Non è un caso che in questo momento siano anche vicino a quella che viene definita dagli economisti la frontiera tecnologica, e quindi stanno portando avanti una serie di novità. Singapore, in questo dicevo, è il modello di riferimento, anche perché rispetto alle altre città, tra le quali anche quelle della in particolare che riguardano l'Arabia Saudita, con Dubai, che tra l'altro appunto è ospiterà da ottobre a marzo l'Expo, proprio in relazione anche ai temi della sostenibilità, c'è un forte connubio non solo tra quello che è la tecnologia e l'intelligenza artificiale, ma una forte collaborazione da parte della parte civile, in particolare della popolazione. Qui vedete anche particolarmente una le città che sono state costruite con questa logica dello smart city, in particolare appunto che si trovano nell'area asiatica. In particolare questa, come si va a connettersi anche la migrazione? La migrazione, sappiamo che con la pandemia poi ci sono stati degli arresti che sono ricominciati in certo qual modo, ma quello che emerge dai dati è che sono diciamo più regolari e emerge in maniera molto forte, come bene ha detto anche Roberta poco fa, necessitano ulteriormente di una forte politica di integrazione che deve essere fatta sul territorio, e in particolare le smart city proprio con l'uso di questa nuova tecnologia, che è quella di Big Data,
i big data non è che sono, come voi sapete, dei dati molto complessi che riguardano in particolare, e noi li utilizzeremo anche per, appunto, li stiamo utilizzando per il nostro progetto Super Section, perché proprio le principali fonti delle smart city derivano proprio dall'utilizzo di questi big data, che sono, derivano dai telefoni, dai cellulari, dai social media, e dalle ricerche su internet, e dalle immagini satellitari, e queste immagini, anche dalle immagini, è importante, vengono aggregate in maniera da ovviare problematiche di privacy, problematiche di etica e di sicurezza del dato, e ci riescono a descrivere fenomeni a livello sociale che sarebbero impensabili con le statistiche ufficiali. Mi vado a concludere dicendo che perché per la migrazione è importante, proprio questi big data e in connessione anche con le smart city sono molto importanti, perché attraverso questa analisi si è potuto riscontrare come la gran parte dei migranti, in particolare nel Covid, ne abbiamo avuto conferma anche dalle nostre interviste sul territorio, il 13% dei lavoratori impegnati nella lotta al Covid sono migranti, e in particolare forniscono, grazie a questi dati che ci derivano dai big data, questa loro attività c'è data in alcuni settori molto strategici, sono stati strategici durante il Covid, per il settore agricolo, la sanità e il settore all'assistenza delle persone. Quindi l'utilizzo di smart city è auspicabile, anche perché attraverso l'uso di questi big data è importante per il mercato del lavoro, per risistemare e quindi riqualificare e riorganizzare sul territorio non solo la popolazione, ma anche i migranti, che possono quindi essere inseriti laddove c'è la necessità. E vorrei chiudere con le parole di Joël Mokyr, che è uno storico economico, il quale ha sottolineato come i media ci ricordano ogni giorno i grandi problemi del nostro tempo: l'economia che non riparte, la sovrappopolazione, l'esaurimento delle risorse umane, i disastri ambientali. E una domanda che noi ci poniamo più di frequente ed è cruciale in questo momento è se possiamo mantenere il ritmo di innovazione tecnologica che ha così profondamente cambiato la nostra vita dal momento del consolidamento della rivoluzione industriale dal 1850 a oggi. E la risposta, e io mi pongo tra coloro che sono positivi, è che il progresso tecnologico è ben lontano dall'aver raggiunto il massimo, cioè quei low hanging fruits sono ancora spendibili, e le smart city ne sono l'idea, ed eccola la prova vincente. Vi ringrazio. Bene, grazie Donatella. Abbiamo concluso quindi con uno sguardo al futuro, quindi io darei la parola a Raimondo, che deve raccogliere tutti questi stimoli, insomma, dalla storia, dal passato al futuro, e quindi trarre delle conclusioni su questa giornata molto densa, un po' breve ma molto densa, quindi non sarà un compito facile. Grazie Raimondo. Infatti non ho l'ambizione di concludere niente, anzi casomai di rilanciare. D'abord, bonjour et merci à Stéphane, à Céline, à Catherine, de l'Air Atlas d'abord, qui sont précieux, et aussi des unités de recherche que vous avez présentées. Je tiens à vous signaler que ce matin, notre université La Sapienza a célébré ce que nous appelons la Conferenza di Ateneo. C'est le grand rendez-vous annuel où chaque département présente ses activités, ses succès, etc., et que le vice-recteur des relations internationales a mentionné explicitement la collaboration avec l'Université Aix-Marseille, et donc finalement l'activité que nous avons commencée dans le troisième mandat de notre chair ici à Rome. Et sono anche molto contento di rivedere tutti i ricercatori della cattedra, ci sentiamo spesso isolatamente, ma vederli tutti insieme è un gran piacere. Ma vorrei anche salutare in modo particolare Anna Teresa Rondinella, perché se questa cosa sta succedendo è perché grazie a lei è partito questo programma del dialogo fra le cattedre UNESCO, che penso e spero possa continuare, anche perché in Italia le cattedre UNESCO quest'anno sono aumentate e perché nei prossimi giorni ci saranno altre cattedre UNESCO, anche qui vicino alla Sapienza, che faranno le loro giornate di riflessione. Penso che questa rassegna, anche se un po' precipitosa nei tempi di parola per forza di cose,
abbia fatto vedere come il contenitore Cattedra UNESCO possa veramente offrire un panorama di impegni, di ricerche, di attività molto coerenti, molto collegate, ma anche molto diversi. A me quello che ha impressionato moltissimo per l'epoca che stiamo vivendo, e prendo spunto proprio dalle ultime parole di Donatella sulle Smart Cities, è questo legame fra gli studi sulle migrazioni e l'epoca che stiamo attraversando della pandemia. Io ho ascoltato i criteri metodologici che sono stati illustrati da alcuni interventi, quindi metodi che nel tempo caratterizzano le nostre ricerche, e trovo parole come interdipendenza, così ha cominciato Catherine, e subito dopo la regionalizzazione, e poi ancora le percezioni di Elena e di altri che hanno parlato di questo, i partenariati e le misure dell'Unione Europea su queste vicende. E se vi chiedessi se questi criteri sono specifici degli studi sulla popolazione e sulle migrazioni di cui noi ci stiamo occupando, o se fossero invece specifici della pandemia, penso che metterei in difficoltà me stesso e probabilmente tutti voi, perché sono criteri che veramente unificano non solo il sapere, non solo la ricerca, ma anche le attività che svolgiamo nelle nostre università sul campo su problemi molto diversi, perché queste cose, questi criteri, queste metodologie che voi avete detto, che io ho appena richiamato, si applicano perfettamente anche al Covid e alla pandemia. Credo da questo punto di vista che questi criteri metodologici siano riferiti allo studio delle popolazioni, ma anche alla condizione delle singole persone. Abbiamo sentito degli studenti, abbiamo sentito di altre situazioni. È certamente vero, ma io vorrei portare il filo al termine di questo mio intervento, perché anch'io mi pongo vincoli di tempo, sul piano delle istituzioni, quindi anche della nostra università. E il filo che lega tutte queste cose è stato quello più problematico, tanto della pandemia quanto delle migrazioni, che noi sintetizziamo con una espressione esclusivamente europea, che è l'espressione della sussidiarietà. Abbiamo visto conflitti di legislazioni, li vediamo ancora, sapete, abbiamo visto conflitti negli interventi, nelle misure appropriate, nella scelta dei vaccini, nella scelta dei corridoi della legalità per i migranti, in tutte queste scelte, perché non abbiamo risolto istituzionalmente in Europa un problema che è semplice da descriversi e complicato da realizzarsi, come è complicata la società europea, che è quello della giusta posizione, dell'adeguamento, della complementarità delle nostre istituzioni locali, regionali, nazionali ed europee, le quali tutte sono coinvolte, in cui noi siamo tutti coinvolti perché apparteniamo a queste diverse istituzioni. Io credo che uno sforzo importante potrebbe essere fatto proprio su questa lunghezza d'onda, e vorrei concludere ricordando che è iniziata da pochi giorni, da un mese, la conferenza sull'avvenire dell'Europa proposta dal presidente Macron, dove questa tematica dovrebbe essere molto approfondita e dove con ogni probabilità questa tematica sarà invece evitata, perché è quella che porta alla riforma dei trattati, che non sembra essere la prima priorità delle persone che in questo momento stanno interpretando questo grande evento della conferenza sull'avvenire dell'Europa. Sentite, è stato un gran piacere vedervi tutti. Io mi auguro che, utilizzando ancora questa bella iniziativa di Anna Teresa Rondinella dell'Università della Basilicata, ci siano altri atti di questo dialogo, ma che questo poi prosegua spontaneamente fra le cattedre UNESCO,
che si dimostrano contenitori di eccellenza, come abbiamo appena finito di vedere, e che si dimostrano contenitori di partenariato. E sono molto lieto che questo ci abbia accomunato questo pomeriggio. Mi fermo qui facendo torto alla ricchezza dei vostri contributi. Adesso vi do naturalmente la parola a Alessandra, la nostra cerotta. Sì, grazie Raimondo, non ho nulla da aggiungere alle bellissime parole che hanno concluso questa giornata, se non ringraziarvi veramente tutti qui presenti e chi è in collegamento. È stata una giornata molto densa. E vorrei lasciare la parola, se a voi, Anna Teresa, di darci qualche informazione in più, darci un suo saluto, no, perché lei è l'ideatrice insieme alla sua cattedra di questa iniziativa, e quindi veramente nel ringraziarti vorrei darti la parola. La chair order della cattedra UNESCO dell'Università di Basilicata, oggi noi non possiamo se non ringraziarvi per la straordinaria ricchezza dei documenti che sono stati proposti, per le riflessioni importanti, e mi piacerebbe davvero porre alla fine di questo bellissimo incontro che continuerà a chiedere alla professoressa Giudici, perché noi eravamo con il professor Azevedo a Parigi durante l'ultima conferenza generale e si è posto un problema. Microfono. Sì, ho visto, scusatemi. Proprio durante la 40ª conferenza generale sono stati approvati due documenti importanti che nel nostro paese praticamente non circolano, e sono il passaporto per le competenze degli immigrati e delle persone maggiormente vulnerabili, e dall'altra parte il primo documento internazionale per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli superiori. Ecco, io credo che tutti insieme dobbiamo lavorare affinché all'interno delle università questi due strumenti normativi siano applicati, perché io non sono una giurista, sono una storica dell'arte, ma credo che davvero voi che avete una competenza in questo senso dobbiate veramente farvi portavoce all'interno poi naturalmente strutture come la conferenza dei rettori e non solo, affinché questi due documenti sottoscritti d'altra parte dal governo italiano siano poi effettivamente applicati. Ecco, io credo che questa sia, proprio perché parliamo di dialoghi delle cattedre UNESCO, credo che nell'ultimo incontro che ci sarà, perché questi dialoghi ora stanno maturando, stanno crescendo, e quindi oltre alla pubblicazione che faremo, tutti quanti i vari chair holder delle cattedre si incontreranno, e io sin da ora invito la professoressa De Rose a voler lavorare in questa direzione, perché è importante per tutti gli atenei italiani. Quindi grazie di cuore a tutti. Certamente, grazie ancora e buona serata a tutti. Al prossimo dialogo. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Grazie.